Vagabondi, ciao a tutti, bentornati, benvenuti ad un vlog. Ieri su un video mi avete commentato, appunto, mi avete chiesto di fare un vlog per ragionarvi un po' sulla situazione in cui sono adesso, più che altro per chi mi segue di più su YouTube, che quindi purtroppo è un po' indietro. Video dedicato alla mia visita a Capo di Buona Speranza, di cui vi lascio il link qui sopra. Avete visto che nell'ultimo mese, due mesi, sto lavorando veramente forte per riuscire a darvi tre video alla settimana, ma più che altro anche per riuscire a recuperare un po' di tempo, visto che sono indietro di molti mesi. Siamo indietro ancora di 4 mesi con i video, però tenete conto che poi c'è lo stop che ho avuto in Italia, i primi 15 giorni, 20 giorni qui, in cui purtroppo non ho potuto fare niente perché ho avuto problemi ad aspettare la macchina. Farò comunque un video 2 anche per spiegarvi questi problemi, però insomma, diciamo che la mia idea è di riuscire in un altro mese a chiudere questo gap e portarlo ad un mese di distanza. Colgo l'occasione di questo vlog per ricordarvi due piccole cose. Questo è un vlog e quindi fascetta blu. I video normali hanno la fascetta rossa. Questo serve a riconoscerli facilmente per chi mi dice sempre perché i vlog fanno confusione. Per me non la fanno, perché basta che guardate, andate sull'elenco, soltanto selezionate video del mio canale, troverete tutte le locandine, tutte le prime pagine, chiamiamole così, con una fascettina. La fascettina, ripeto, blu sono dei vlog, la fascettina rossa sono dei video. Oltretutto i video del viaggio sono tutti numerati in ordine, per cui anche se seguite il numero potete trovarli e riaggiornarvi per quelli che sono rimasti indietro e per tutti i nuovi che continuamente, per fortuna, hanno il piacere di far parte di questa grande famiglia che stiamo creando in questo viaggio, seguendo il mio tour, chiamiamolo così, alla fin fine. Per cui colgo un'altra volta l'occasione per ringraziare tutti voi, e dopodiché ci sarà qualche altra bella novità, perché se siete tutti d'accordo, se vi fa piacere, io vorrei organizzare una volta al mese una giornata per fare una diretta. Tanto qui ho visto che più o meno, ok, quando andrò nella parte della Bolivia, quando andrò nella parte del Cile, la connessione sarà sicuramente peggiore o difficile da gestire, ma per questi prossimi mesi penso che non dovrei avere problemi ad organizzarmi per fare una diretta almeno al mese, anche due se riusciamo. Per cui vorrei cominciare a mantenere il ritmo dei video soliti, mettere anche 2 vlog al mese, quindi uno alle 2 settimane, e sfalsati con i vlog 2 dirette. Scrivete nei commenti cosa ne pensate, se vi fa piacere, e anche ovviamente mi date un'idea di che giorni normalmente vi potrebbe andare meglio, gli orari, queste cose qui. Datemi un'indicazione in questo senso. Tenete conto che io normalmente la domenica, il martedì e il giovedì pubblico il video, diciamo, del On The Way, fascetta rossa, con il racconto in ordine temporale del viaggio, ovviamente. Per cui intanto vi aggiorno un po', vi racconto gli ultimi 2 mesi e mezzo che ho fatto qui. Sono arrivato in Uruguay, ho lasciato il Sudafrica, sono arrivato in Uruguay. In Uruguay ho aspettato la macchina 4-5 giorni, non di più, sinceramente. Ho rischiato un po' perché il mio compagno russo con cui ho condiviso il container è arrivato in ritardo, per cui abbiamo dovuto fare robe di corsa. In realtà potevo avere la macchina un giorno prima. Sembra poco, per voi penserete un giorno, però quando ti tocca vivere in ostelli in Uruguay, certi ostelli, perché ovviamente io scelgo sempre i migliori, ovviamente era un ostello particolare, anche simpatico di per sé, perché la gente dormiva di giorno, anzi, infatti io sono arrivato di giorno, erano tutto buio, mi fanno entrare in questa stanza accendendo un po' di lumicini, mi fanno salire sul letto castello, quello sopra, e salendo tiro giù ovviamente la scaletta di legno che era attaccata con 2 chiodini piccolissimi, al che mi danno una scala di alluminio di quelle a libro che si aprono per salire a letto. Fate conto voi un po' del livello in cui ho voluto dormire per qualche giorno. Dopodiché, per fortuna, l'agenzia che mi seguiva per ritirare la macchina, per fare le pratiche doganali, è stata veramente precisa. Prezzi quelli che erano stati concordati, tempi quelli che sono stati concordati, per cui sono riuscito ad avere il camionetto. Il camionetto ha avuto dei problemi grossi all'inizio, perché per prima cosa ho trovato le batterie completamente a terra. Una l'avevo già scollegata
collegata completamente io. Ne avevo lasciata una collegata perché potessero muovere la macchina e metterla nel container, visto che per i ritardi dovuti a un blocco delle spedizioni a Durban, il camionetto è partito quasi un mese e qualcosa in ritardo da Sudafrica. Quindi in quel mese lì probabilmente hanno lasciato sempre la batteria accesa, attaccata, me l'hanno portata talmente giù che friggeva, ho provato a caricarla, cominciava a sfiatare tipo la valvola della pentola a pressione, per capirsi, e non teneva più di 8 volte, 8 volte e mezzo. Questo oltretutto tenendola qualche giorno in parallelo con l'altra, mi ha bruciato anche l'altra. Poi le batterie, se le si cambiano insieme, durano di più. Sta di fatto che ho dovuto recuperare 2 batterie usate in Uruguay, a Montevideo. Ho avuto un piccolo problema ancora sempre in Montevideo, perché mi ero provato tutti i pezzi per finire di revisionare completamente il differenziale posteriore, se vi ricordate Namibia, Loroto, gli ultimi video che state vedendo adesso, e quindi ero venuto qui con tutti i pezzi dall'Italia, perché io monto un differenziale italiano e quindi i pezzi mi sono solo in Italia. Per revisionarlo, purtroppo un cuscinetto non corrispondeva, perché come al solito andiamo a ordinare i pezzi dai soliti rivenditori e ti chiedono il telaio tanto per chiederti un dato in più, e poi non controllano che corrisponda a quello che tu hai montato o a quello che stai chiedendo. Va bene, le solite polemiche inutili. Sta di fatto che problemi su problemi, quel cuscinetto qui per farlo arrivare ci volevano settimane e costava una cosa come 400 dollari, che grazie ai soliti amici, alle officine amiche in Italia sono riuscito ad averlo, e grazie ad altri amici spedizionieri sono riuscito ad averlo oltretutto in 3-4 giorni. Il problema è che non avevo un indirizzo, per cui ho chiesto a uno per strada se mi prestava l'indirizzo di casa. Sì, è stato un po' una cosa ridicola. Vedrete un po' qualche biglietto molto veloce, perché non in quei primi momenti lì, come al solito, hai voglia di fare altro. Come sentite e come vedete, sta piovendo che Dio la manda. Sono in Paraguay a farvi questo video, tanto per farvi capire bene dove sono. Ho trovato una tettoia in fianco a un boschetto. Sono qui con un altro, questo qui ha una macchina targata americana, c'è un furgone targato americano, ma loro sono svizzeri. E ci siamo tutti e due riparati praticamente. Io sono proprio entrato con la macchina sotto la tettoia, loro sono appena qui fuori, ma aspettiamo, perché veramente sta venendo giù il diluvio in questi giorni. L'altro giorno si moriva dal caldo, anzi dall'umidità, ma oggi si muore dalla pioggia. È il bello del Sud America, c'è anche questo. Ritorniamo a parlare del Sud America molto velocemente. Sono arrivato in Uruguay, sono stato un po' di giorni, sono riuscito a perdere 2 settimane, 3 settimane praticamente per avere questo cuscinetto, ritornare da un meccanico che mi imprestasse il ponte, che mi imprestasse lo spazio per poter fare il lavoro, sistemato tutto, ripartito. La prima cosa che ho voluto fare è andare ad incontrare degli amici, gli amici di Motorbike in Argentina. Fra poco uscirà anche un video che abbiamo girato assieme. E dopodiché ho fatto una corsa di 1000 km verso Cordoba, in particolare ad Alpa Coral. È un posticino turistico, un po' in montagna praticamente, belli quei posticini che hanno solo la strada principale in asfalto, il resto tutto in terra, dove abita una mia ex compagna di classe. Parliamo, lei si è trasferita qui 22 anni fa, mi sembra di aver capito, più o meno, ha un figlio di 13, per cui insomma ormai è argentina. Però è stato bellissimo rincontrarci dopo 30 e rotti anni in cui non c'era più visti praticamente, e sono stato a loro 2 settimane, perché è stato veramente un momento in cui ho potuto godermi un po' l'Argentina. Erano i primi giorni, comunque ancora i primi giorni in cui ricominciavo a muovermi da vagabondo, e quindi mi è servito un po' per prendere un po' di dimestichezza con lo spagnolo, che ancora non so praticamente parlare ovviamente, ma mi faccio capire come ho sempre fatto. E pizzeria all'italiana, in casa, pochi coperti, una situazione di famiglia veramente da me apprezzata, ma anche qui ovviamente poi arriverà un video. Io vi sto soltanto facendo un piccolo riassunto per farvi capire perché oggi sono qui. Da lì ho cominciato ad andare a nord verso il Paraguay, perché l'idea è, appena finiranno queste piogge, se non influiranno troppo sul livello del fiume dal quale nascono le cascate Iguazú, perché quando avevo chiamato settimana scorsa che stavo andando all'Iguazú, mi hanno detto no, c'è troppa acqua, e quindi erano chiuse. Adesso ho fatto una deviazione per il Paraguay, ho detto intanto perdo un po' di tempo,
e spero che finisca questa pioggia e possa andare a vedermi l'Iguazù, perché il programma dopo l'Iguazù è quello di andare in Brasile. In Brasile forse andrò un po' a est, perché qui nasce un'altra bella storia. Vi ricordate, prima di partire sono andato a incontrarmi con una persona a Treviso che mi ha dato delle carte trevisane da portare ad un club di veneti trevisani, per trevisani in particolare, nel mondo, che una signora era venuta a mancare, voleva portare queste carte. Mi sono proposto io, anzi mi hanno chiesto se mi faceva piacere, e io mi sono proposto volenterosamente e anche con piacere per portare queste carte. Quindi il problema è che quando sono arrivato qui ho cominciato a mandare mail, chiamare a quei pochi numeri che ti danno, ho chiamato tutte queste associazioni, che ovviamente hanno sede in Italia, di italiani nel mondo, trevisani nel mondo, veneti nel mondo. Sembra che ci siano tanti di quei club che fa paura, a me non ha risposto nessuno. Questa cosa mi ha dato fastidio, perché sono stato ospitato durante questi mesi ormai, sono stato ospitato da comunità tedesche, da comunità svizzere, e gli italiani non mi rispondono. Andrò un po' più a fondo, perché voglio togliermi questo sassolino dalla scarpa. Uno, perché voglio consegnare e portare a termine questo impegno che mi sono preso con per portare queste carte, e secondo anche perché non trovo motivo per cui un'associazione di trevisani, veneti, italiani nel mondo non debba rispondere a un italiano che sta viaggiando, e che quindi insomma io penso che siano nate anche per questo, per riportare, ricongiungere continuamente quello che è la cultura italiana anche all'estero. Forse sono troppo sognatore, mi starete dicendo, probabilmente. Bene, dopo detto questo, quindi vi dicevo, andrò in Brasile, forse andrò un po' nella parte sud dove teoricamente ci sono molti più italiani, e quindi anche queste associazioni, se non sarà adesso sarà fra 6 mesi quando ripasserò da quelle parti. Da lì comincerò a salire per il Mato Grosso del Sud, Mato Grosso, farò una tappa in Bolivia, c'è tutta la parte centrale del Mato Grosso, tra il Mato Grosso del Sud e il Mato Grosso, dove praticamente c'è la più grande area umida, quindi la palude più grande del mondo. Dopodiché ovviamente Amazzonia, e di lì probabilmente andrò su in Venezuela, e poi vediamo, stiamo parlando di un bel po' di giri, ma penso che mi accorcerò e avrete sicuramente qualche altro vlog che vi aggiornerà su questi programmi. Dopodiché vediamo come va a finire, questo è il futuro, ma io devo ancora contarvi in effetti dove sono adesso. Come vi ho detto, sono in Paraguay, mi sono fermato 3-4 giorni perché mi sono incrociato con altri due amici tedeschi che avevo conosciuto per la prima volta a San Pietroburgo in Russia. Dopodiché li ho ritrovati ad Almaty in Kazakistan, sono venuti a trovarmi a casa mia in Veneto, ed oggi anche loro sono ripartiti, loro viaggiano con un camion, ve li presenterò, e oggi anche loro hanno spedito, sono arrivati in Messico, dal Messico stanno scendendo, il giro contrario di quello che sto facendo io. Bene, questo è per darvi un'idea di dove sono, come sono, di cosa sta succedendo in questi giorni. Vi racconterò anche, vabbè, tutta la parte simpatica della dogana per andare a prendere un cuscinetto. Mi sembrava di veramente essere un film di Fantozzi, in cui devi passare 25 uffici, timbri contro timbri, tu sei tu, io sono io, grazie avanti. Queste cose così. Comunque, insomma, dai. Un altro piccolo appunto, un'altra piccola cosa. Sempre su invece quello che è il Sud America, devo dire che, ecco, per quel che riguarda la differenza con l'Africa, sicuramente la polizia è un'altra cosa. Ti fermi serenamente, c'è anche qui quello che ogni tanto vorrebbe provarci, ma è tutto proprio un altro modo di porsi, tutto un altro modo di incontrarsi tra culture, nel senso che qui sento di potermi un po' più fidare. Fate conto che entrando qui in Paraguay non avevo cambiato soldi di qui, e quindi i guarani sono, sì, usano il guarani, è la moneta di qui, e quindi ha un casello autostradale, l'unico probabilmente che c'è, non potevo pagare la corrispondente di 30 centesimi, in poche parole, e mi sono fermato alla polizia chiedendo dove potevo andare a cambiare, e il poliziotto, per darvi un'idea, me li ha dati suoi, tasca sua, e non ha neanche voluto, magari ho provato io a dargli il dollaro di contraccambio, ma non ha voluto niente, per cui capite che la situazione comincia a essere un po' diversa. Bene, io a questo punto
saluto tutti, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e supportare il canale se vi fa piacere. Ovviamente nei commenti, nelle didascalie, nella descrizione di questi video troverete sempre tutte le indicazioni per far questo. E quindi resta soltanto da salutarci e darci appuntamento a questo punto a domani con il prossimo video. Ciao vagabondi!